i 9 borghi del Veneto a rischio abbandono, destinati a rinascere grazie ai fondi del PNRR, vi sono anche 3 realtà del territorio bellunese: Sottoguda, nel comune di Rocca Pietore, Mella di Borgo Valbelluna ed infine Cibiana di Cadore. In palio un tesoretto da 20 milioni di euro per dare una nuova vita a questi territori, che rischiano altrimenti, complice anche le conseguenze della pandemia e il galoppare dello spopolamento, di finire nell'oblio. Scopriamoli assieme! Stradine piccole, viuzze capaci di celare ad ogni angolo una sorpresa, i tabiei, fienili in legno, tipici della cultura ladina, decori e disegni sulle antiche abitazioni e negli edifici che affascinano grandi e piccini, i serrai, famosi in tutto il mondo, vero e proprio trionfo della natura. Il borgo di Sottoguda, nel comune di Rocca Pietore, appare come uno scrigno incastonato tra le Dolomiti, capace di regalare ad ogni angolo un'emozione. La cosa più caratteristica è quello che sta succedendo adesso, quindi la nevicata improvvisa, no? Che ci dà modo di capire che siamo in un borgo a 1250 metri d'altezza, sotto la Marmolada, quindi una posizione di assoluta alta montagna, e si vede, insomma. La particolarità principale sono questi grossi fienili lignei che ovunque sono sparsi nel borgo. Ecco, su cosa puntate comunque voi per così aspirare a questi fondi? Beh, noi abbiamo pensato a tutto quello che può indurre a tenere la gente sul territorio e a far venire gente da fuori, quindi il lavoro è la cosa principale. Tutto quello che andremo a fare con i 20 milioni, se dovessimo ottenere noi quel enorme finanziamento, sarà di creare indotto e lavoro. Ospitalità diffusa, bed and breakfast, affittacamere, ristorantini, attività artigianali, già ne abbiamo ma si potrebbero incrementare, contributi alle attività esistenti, abbiamo anche 3 alberghi, 4 alberghi se contiamo anche quello di Pian dentro il borgo, che 5 perché c'è anche il Sole Nef, andrebbero indubbiamente aiutati per potenziare la loro attività e creare anche qua lavoro e indotto. È la cosa principale che chiede il bando, e noi credo che abbiamo le potenzialità tali per rispondere bene. Lo spopolamento qui comunque è innegabile, attorno a noi non vediamo nessuno, infatti. Noi siamo passati nel piccolo borgo di Sottoguda da 150 abitanti di 20 anni fa ai 75 attuali, quindi se andiamo avanti così il problema sarà proprio quello, avere un bel borgo disabitato, ed è quello che non vogliamo avere. Anche perché Sottoguda è stato uno dei più colpiti, no? da Vaia, insomma, ricordo è indelebile, giusto? E qui ancora si vive. Il comune di Rocca Pietro è stato l'epicentro di Vaia, calcolate che in tutto il Veneto sono stati 1 miliardo i danni causati da Vaia e 150 milioni solo sono stati sul comune di Rocca Pietore, e in buona parte proprio qua nella zona di Sottoguda, attorno a Sottoguda. Quindi serrai non più fruibili, la pista ciclabile non più fruibile, noi abbiamo avuto un contraccolpo importante e adesso abbiamo bisogno di rinascere. Quindi questi 20 milioni del PNRR potrebbero essere un po' il sogno di riscattarsi anche per Sottoguda dopo il dramma, vero? Bravissima, è quello che abbiamo pensato subito vedendo la manifestazione di interesse e anche la possibilità che ha il villaggio di dare risposta a quel bando, perché non devono essere soldi che vanno in una cattedrale nel deserto, ma in qualche cosa che deve riprendere vita, e crediamo di essere in grado di farlo. Una realtà dove si conservano ancora le tradizioni di una volta, come la lavorazione del ferro. Ha iniziato mio nonno Carlo, che si chiamava come me, con i suoi fratelli. La tradizione ormai sono quasi 100 anni, nel 2023 ci sarà appunto la ricorrenza dei 100 anni della tradizione. È iniziato con appunto mio nonno Carlo, che è andato a imparare il mestiere qui in Val Gardena da un fabbro ortisei, dopodiché lui e il fratello sono ritornati qui a Sottoguda, hanno insegnato quello che avevano imparato gli altri fratelli quando hanno iniziato così. La vostra quindi è una tradizione, si lavora ancora come una volta? Sì, l'officina è ancora quella del nonno e poi del papà ovviamente, e quindi anche le tecniche, diciamo, e la tecnica appunto che adoperiamo per lavorare il ferro è ancora quella di una volta. Che cosa fate comunque?
Facciamo un po' di tutto. Diciamo, una volta appunto avevano iniziato con lavori utili per la comunità, quindi cucine economiche, vari utensili, poi un po' ha cominciato il turismo e si sono specializzati più sul lato artistico. Quindi facciamo degli animali in ferro battuto come il gallo cedrone, il gallo forcello, l'aquila e poi tutta l'oggettistica da regalo che vendiamo qui in negozio. E diciamo che il turismo è fondamentale per la vita comunque di questa valle, no? Sì, certo, se non ci fosse quello mi sa che avremmo già chiuso da un pezzo. La lavorazione del ferro, abbiamo capito, qui a Sottoguda è proprio una tradizione, ecco, con la vostra famiglia, e tipiche sono le farfalle, giusto? Sì, questa diciamo è una farfalla cesellata, è una delle più lavorate. E questa ci sono varie tecniche che bisogna intagliarla prima disegnarla. Ovviamente tutti gli oggetti partono dal disegno, prima di un disegno su carta, dopodiché bisogna trasformarla in ferro battuto, appunto. Quindi c'è l'intaglio prima, poi c'è la cesellatura, la sbalzatura e infine la decorazione. Quindi è un processo, insomma, ci vuole quasi una giornata a fare una farfalla così. Antico mestiere dei monti, anche l'intaglio del legno, dove sotto Guda tradizione e innovazione si fondono. Qui è più tradizione del ferro, ma come artigianato diciamo che il legno è cominciato con me, più di 40 anni fa comunque. E diciamo, come si fa a portare avanti questa attività in un borgo che comunque vive un po' il dramma dello spopolamento? Ma noi lavoriamo col turismo, quindi lo spopolamento ci interessa fino a un certo punto. Noi è una cosa drammatica per le nostre zone, però noi lavoriamo col turismo, quindi se c'è turismo, se c'è traffico, se la gente viene a visitare i nostri posti, noi lavoriamo diversamente. Senta, fra le tante vostre produzioni spiccano un po' i gioielli, giusto? Sì, questa è una produzione che abbiamo fatto ultimamente, è una cosa che ci siamo inventati. La combinazione del legno, del nostro faggio tra l'altro, con dei cristalli luminosissimi, li combiniamo, facciamo i disegni, facciamo i modelli, li produciamo e li vendiamo anche un po' in tutto l'arco alpino. Storia e cultura dunque, ma anche escursioni, arrampicate, sci, relax. Le possibilità turistiche che offre il borgo sono molteplici, in un territorio che, quanto mai, per sopravvivere necessita di essere ripopolato. Come sta andando il turismo qui a Sottoguda? Beh, diciamo sicuramente successivamente a Vaia e anche con la pandemia che c'è stata è un po' sottotono, soprattutto anche la stagione invernale. Avrebbe le potenzialità quindi questo borgo per riuscire a rinascere anche con questi fondi che si spera possano arrivare? Beh, sicuramente le potenzialità ci sono, possono essere gestite con vari progetti sicuramente, molte cose sono da poter sviluppare. C'è bisogno, per chi comunque fa il suo mestiere, che arrivi un maggior flusso, maggior turismo, insomma un po' di movimento, vero, su questa valle? Sì, sicuramente un maggior flusso e puntare anche, soprattutto, anche la qualità di questi flussi è sicuramente importante. Quindi lei è un turista, da dove viene? Da Carmignano di Brenta, sono qui in vacanza, in giornata come dire, e siamo arrivati da poco più di un'oretta e ci ha colto di sorpresa questa bellissima nevicata. E stiamo godendo della bellezza di questo borgo, che è sicuramente con me meglio di come ce l'avevano presentato. Che cosa vi ha colpito di più? L'ambiente in generale. Niente di particolare, nel senso che è tutto bello. Un territorio profondamente legato alle sue radici ladine. Cultura ladina vuol dire essere ladine, vuol dire nascere ladine, vuol dire proseguire quello che è stato il nostro passato, consapevoli del nostro passato per vivere il futuro. La piazza è dedicata ad Albino Luciani, il pontefice bellunese che Papa Francesco a settembre proclamerà beato. Ma è anche il cuore del centro storico di Mel, in corsa fra i 9 del Veneto a rischio abbandono, destinato a rinascere grazie ai fondi del PNRR. Uno scrigno d'arte e di cultura che conserva ancora nell'attuale assetto il legame storico con la Serenissima,
tanto da apparire come un campo veneziano tra i monti, con i nobili palazzi che si affacciano sulla piazza, ospitando internamente corti e giardini. Nel passato questo è stato riconosciuto proprio dai mercanti veneziani come un punto strategico, perché avevano individuato proprio il Colle di Mel come un posto importante, perché c'era il Cordevole, quindi c'era il contatto con la montagna, ma anche poi era facile raggiungere attraverso le autostrade di allora, che erano i fiumi, la pianura e la Laguna Veneta. Quindi molti mercanti veneziani si sono stazionati qua, hanno creato un vivacissimo centro artigianale, commerciale, soprattutto nell'ambito del commercio del legname. Purtroppo questo non è più vero. Negli ultimi anni chiaramente questo è davvero diminuito, ma parliamo proprio di desertificazione dal punto di vista commerciale, perché ci sono pochissime attività commerciali, qualche studio professionale, ma la piazza, vediamo, e soprattutto questi palazzi sono abbandonati e necessitano proprio di una riqualificazione. E anche questa piazza è importante, che deve tornare come una piazza della comunità, quella che era un po' l'agorà greca, no? Qua ci deve essere la comunità che la rianima. E i palazzi devono ritornare ad essere palazzi di tutti e della comunità, anche questi. Mel era dunque un tempo un vivacissimo centro artigianale e commerciale. Oggi, complice anche lo spopolamento generale della montagna e lo tsunami della pandemia, le poche realtà rimaste sul territorio sono chiamate a grandi sforzi pur di riuscire a svolgere quotidianamente le loro attività. Il progetto è incentrato sulla valorizzazione della piazza, del Palazzo delle Contesse, del Palazzo Guarnieri di proprietà privata che diventerebbe di proprietà pubblica e del Palazzo Bonesso anch'esso destinato a diventare pubblico. Nel Palazzo Guarnieri vorremmo ristrutturarlo e riqualificarlo per dar spazio a degli ambienti di alta formazione, mentre il Palazzo Bonesso diventerebbe sede di alloggio per studenti e docenti. Il Palazzo delle Contesse verrebbe riqualificato per essere fulcro della cultura, attraverso un ampliamento del museo archeologico e attraverso la valorizzazione dell'archivio storico, il più grande e bel archivio storico dell'intera provincia di Belluno. Fra una Giuseppina e un caffè, un piatto tipico locale, chi arriva nel borgo di certo dimostra di apprezzare una sosta sul territorio intriso di bellezza. La gente che arriva rimane sempre molto contenta e, cioè, la maggior parte fa apprezzamenti sulla piazza, questo è poco ma sicuro. Una potenzialità, quella di Mel, che avrebbe tanto, insomma, da offrire, ma non è facile comunque gestire un'attività, vero, al giorno d'oggi, anche in questa piazza. Soprattutto in questo periodo più che altro, noi sono 16 anni che siamo qua, quindi se siamo ancora qua vuol dire che comunque andiamo anche abbastanza bene, direi. Adesso è un periodo sono 2 anni che le cose non sono proprio, diciamo che ho notato che la cosa è un po' generale. Una comunità, un intero nucleo storico pronto a rinascere e con esso una delle sue ricchezze più grandi, il volontariato. Il volontariato appunto è proprio una parte importantissima del tessuto sociale della nostra comunità. Senza volontariato non si va da nessuna parte. Un vero e proprio album dei ricordi a cielo aperto, dove le tradizioni e i mestieri di una volta rivivono grazie a tanti coloratissimi murales, ben oltre 60 ormai, frutto della maestria degli artisti del territorio, ma anche di fama mondiale, che rendono unico il paese di Cibiana. Cibiana di Sotto, un po' come tutti i borghi di montagna, è vittima della piaga dello spopolamento. Sempre più giovani scelgono le grandi città per andare a costruire il loro futuro. Noi cerchiamo di affrontare questa problematica dello spopolamento e speriamo di poterlo fare proprio con i fondi che ci verranno assegnati se ci verrà aggiudicato questo bando del PNRR. Investiremo sicuramente nel turismo, che è una delle caratteristiche più importanti del nostro comune, per incentivare sicuramente l'arrivo di nuovi ospiti qui in paese e per rendere la visita ancora più piacevole attraverso magari la digitalizzazione dei nostri servizi turistici, della stessa visita dei murales e dell'approccio che c'è con le attività del terziario, le strutture ricettive e anche i vari ristoranti che ci sono nel paese. Lavoreremo a stretto contatto con il privato per cercare di agevolare e di favorire la
ristrutturazione dei vecchi edifici di questo meraviglioso borgo perché diventino residenza per nuovi abitanti di Cibiano o perché possano ospitare al loro interno nuove attività nel terziario. Renderemo più agevole questa frazione, la renderemo più sicura nella sua viabilità di accesso e faremo un lavoro importante anche per tutto quello che riguarda l'illuminazione pubblica di questo borgo e tutti quanti i servizi di prima necessità. E soprattutto con un'importante collaborazione con l'Università Ca' Foscari ci piacerebbe riuscire a portare un centro studi qui a Cibiana per offrire al nostro paese questa nuova possibilità, una possibilità nel campo formativo. Io credo personalmente che Cibiana possa essere un luogo molto interessante proprio per un'università nel settore turistico. Abbiamo già avviato una collaborazione preliminare per vedere se riusciremo a creare anche questa struttura attraverso i fondi del PNRR. Uno sguardo al futuro senza tralasciare però il legame con le proprie origini, con la propria identità genuina come quella descritta dagli stessi murales, inseriti perfettamente nell'architettura rustica dell'antico paese. Dopo tanti anni di spopolamento, di abbandono di questo paese, noi in questo momento abbiamo una grossa possibilità. Stiamo puntando sul turismo, recuperando questi vecchi fienili, queste case abbandonate da anni. Abbiamo bisogno di un aiuto finanziario per sistemare, creare infrastrutture e darci un'ulteriore possibilità, perché le cose stanno andando avanti bene, vedo che c'è tanto entusiasmo nei giovani, c'è gente che si sta dando da fare per creare queste possibilità e c'è bisogno di un aiuto da parte delle istituzioni per poterci dare un qualcosa in più per poter avere degli investimenti. Questi sarebbero investimenti, non soldi buttati. Sarebbe una cosa molto importante perché le possibilità per noi ci sarebbero. Circondati da una tavolozza di colori, dalle vette dolomitiche, con lo sguardo proiettato al futuro, gli abitanti del posto alimentano le proprie speranze. 40 anni fa, con l'amministrazione del sindaco Eusebio Zananel, io ero il presidente della Proloco. Decidemmo di affidare le sorti del nostro paesello alla cultura, all'arte. Nacquero così i murales di Cibiana. Allora erano un sogno, oggi sono una grande realtà. 60 artisti sono passati in queste contrade e hanno lasciato gratuitamente il loro messaggio d'arte. Io, passeggiando con loro, sognavo di avere una grande vincita al lotto per mettere a posto, per dare a queste contrade lo splendore che si meritano. Bene, oggi forse questa vincita è abbastanza, o sarebbe, diciamo così, vicina se questo premio venisse dato a un paesello che da 40 anni lotta per non finire nell'oblio. Ecco, forse è la volta buona di realizzare i miei sogni.